uno degli ultimi episodi del podcast, Burulandia, Fabrizio Corona ha condiviso alcuni dettagli personali riguardo a Ilary Blasi. Dopo tanto tempo, Corona ha ricevuto una telefonata da Blasi, con la quale non parlava da anni. In questa telefonata, Blasi gli ha proposto di vedersi per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Scopriamo cosa è successo. Fabrizio Corona esclusivo. Ilary Blasi mi ha chiamato dopo anni. La loro storia è stata complicata, ricca di tensioni e litigi pubblici. Corona racconta di un incidente televisivo in cui Blasi, durante la conduzione del GF VIP, ha perso il controllo, finendo per insultare diversi giornali italiani. Con il passare del tempo, secondo Corona, Blasi ha riconosciuto di aver sbagliato. Corona non ha risparmiato dettagli, parlando anche di vecchie accuse che riguardavano Totti e la sua presunta infedeltà, raccontate da Corona prima del matrimonio della coppia. Il tempo, sembra, ha dato ragione a Corona, almeno secondo la sua versione dei fatti, poiché ora anche Blasi si trova a dover affrontare situazioni simili. Ilary Blasi rompe il silenzio. La telefonata a Fabrizio Corona dopo anni sorprende tutti, ecco cosa gli ha chiesto. L'ex paparazzo ha poi raccontato di un imminente incontro chiarificatore con Blasi, organizzato dopo una serie di telefonate con una nota manager della TV, che gestisce anche la carriera di Michelle Hunziker. Ilary Blasi e Fabrizio Corona si parlano dopo anni. Cosa si sono detti? Il divorzio tra Totti e Blasi sta attirando molta attenzione, non solo per la fine di un matrimonio ventennale, ma anche per le conseguenze legali che ne derivano, inclusi il destino della loro fortuna e le accuse penali in corso. Ilary Blasi rompe il silenzio. La telefonata a Fabrizio Corona dopo anni sorprende tutti, ecco cosa gli ha chiesto. Corona ha riassunto gli eventi recenti, partendo dalla separazione fino alle rivelazioni fatte da Totti riguardo a una nuova relazione e ai presunti tradimenti di Blasi. La situazione è diventata ancora più intricata con l'intervento di un ragazzo, Cristiano Iovino, che ha testimoniato a favore di Totti e che ora potrebbe avere un ruolo chiave nel processo. Insomma, Corona suggerisce che la verità verrà a galla nel processo e che Blasi potrebbe avere bisogno del suo aiuto per difendersi. Il tutto si dipana in un intreccio di accuse, testimonianze e strategie legali che tengono tutti con il fiato sospeso.